Il tema che abbiamo scelto quest'anno, anche con gli altri fratelli, di condividere con voi, è un tema che credo si adatti bene a questo tempo, il tema della conversione, sul quale è difficile dire cose nuove, ovviamente. La conversione è qualcosa che bisogna più che altro esercitarsi a vivere, ma come in tutto abbiamo bisogno a volte di ritornare sulle cose. È quello che oggi faremo. Cercare di rimeditare questo tema e soprattutto comprenderne l'importanza per la nostra vita umana, per la nostra vita di credenti. Io il titolo più preciso che ho dato è la conversione, ovvero l'esperienza del cambiare, perché poi è lì che si gioca anche questa dinamica, come vedremo è una dinamica più che un atto, cioè si gioca a livello anche umano, proprio della capacità che noi abbiamo o non abbiamo di cambiare, però l'applicheremo come è più conveniente in questo tempo, in particolare all'esperienza della fede, quindi oggi sarà piuttosto su questo che ci soffermeremo. Il Vangelo secondo Marco, il più antico dei quattro, inizia con un duplice annuncio che ha per oggetto proprio il nostro tema, la conversione. È il Vangelo che poi ascolteremo all'Eucaristia oggi. Conversione è il cuore del messaggio di Giovanni il Battista, la prima figura che emerge dal Vangelo secondo Marco. Conversione è anche la prima sintesi del messaggio di Gesù che viene subito dopo. Le sue prime parole sono dedicate alla conversione. In Marco 1,4 leggiamo: vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione, baptisma metanoias, per il perdono dei peccati. E ai versetti 14-15, sempre del capitolo 1, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi, metanoeite, e credete nel Vangelo. Come vedremo, si tratta di due annunci diversi, direi complementari, e in una ricchezza anche di questa complementarietà sulla quale poi ritornerò alla fine, ma hanno un punto d'incontro, hanno un punto di continuità che è costituito appunto dalla conversione, annunciata da Giovanni o richiesta da Gesù. Ma quello della conversione è un tema che attraversa l'intera scrittura. Senza dubbio uno dei temi più pervasivi, pensiamo alla letteratura profetica, i grandi e i piccoli profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos, Osea, non potremo attraversarli tutti ovviamente, ma addirittura c'è uno dei piccoli profeti che è interamente dedicato al tema della conversione, il libro di Giona, che mette a tema la conversione. L'esperienza della conversione e anche tutto quello che può generare come reazione. Ma pensiamo anche alla letteratura sapienziale, i salmi in particolare, sono richiesta di ritorno, sono invocazione di ritorno, sono promessa di ritorno, cioè di conversione. E poi la Torah e i libri storici, che cos'altro sono se non sempre storie di tradimenti e di conversione? La conversione è poi, come vedremo, un tema ricorrente anche nella tradizione giudaica post-biblica. Leggerò qualche tema perché forse anche qui c'è una ricchezza particolare del mondo giudaico che vale la pena di cogliere, almeno in parte. Il termine teshuvah, che è il termine ebraico post-biblico per indicare la conversione, letteralmente il ritorno, teshuva dalla radice shuv, è davvero uno dei temi spirituali maggiori del mondo giudaico. E poi la tradizione patristica, ovviamente. Parlare della conversione, dunque parlare dell'esperienza fondamentale del credente. Io direi della forma ordinaria del credere, della sequela.
Credere vuol dire convertirsi, non è il convertirsi uno dei compiti del credente, perché noi non saremo mai dei perfetti discepoli. Costituisce l'aspetto anche più dirompente e audace dell'esperienza cristiana, la cosa più meravigliosa, dalla parte è la cosa più essenziale del credo, dall'altra parte, come vedremo, la cosa più difficile del credo. Ma dobbiamo anche aggiungere che è la cosa più straordinaria dell'esperienza del credere. E forse non ce ne rendiamo mai abbastanza conto. C'è uno scrittore, Nicu Steinhardt, che è un romeno di origine ebraica, che ha passato vari anni come prigioniero durante il comunismo in Romania e che ci ha lasciato un libro molto bello, Il diario della felicità. Sono i suoi ricordi del periodo della detenzione, dove lui matura anche la sua fede cristiana, viene battezzato in questa situazione anche di precarietà, appunto, trovando un prete, tra l'altro da un prete ortodosso, da un prete cattolico, quindi riceve un battesimo anche ecumenico, se vogliamo. E poi, una volta uscito, scrive un po' le memorie di questa esperienza, che per lui è stata un'esperienza di conversione straordinaria, nel luogo, noi diremmo, meno indicato, ma dove lui intitola queste memorie Diario della felicità. E dice questo. Dice: il cristianesimo è una trasmutazione non di elementi chimici, ma dell'uomo. La metanoia, la conversione. Questo è il più grande miracolo di Cristo Dio. Non la moltiplicazione del vino, dei pani, dei pesci, non la guarigione dei ciechi dalla nascita, dei deboli, degli storpi o dei lebbrosi, no. Neanche la resurrezione della figlia di Gairo, del figlio della vedova di Nain o di Lazzaro, ma la trasformazione della persona. Qual è il più grande miracolo del cristianesimo? Qual è il più grande miracolo della fede? È il momento in cui è capace di trasformare un essere umano. E lui questo l'ha vissuto, e appunto ne parla. La fede giudaico-cristiana osa mettere al proprio centro questo: l'essere vivente, ogni essere vivente, può diventare una nuova creatura, può ricevere un cuore nuovo, può rinascere. Pensate che annuncio dirompente. Non si tratta di un Dio che rinasce. Quando noi pensiamo alla resurrezione, più volte ho insistito su questo argomento, cioè la cosa più straordinaria che il cristianesimo osa annunciare non è la resurrezione di Gesù Cristo, di un Dio. Nella mitologia greca ce n'erano di dei che morivano e rinascevano con una facilità straordinaria, ci credevano. Il loro problema è credere nella propria resurrezione, ed è questo che i cristiani hanno fatto fatica, noi facciamo fatica ancora oggi a credere. Credere che si possa rinascere. Eppure il cristianesimo mette al centro questo. Bene, la conversione poi è questo, è esperienza storica, frammentaria, parziale, di questo rinascere. Io, voi, ciascuno di noi. Potersi convertire, poter ricominciare. Anche lì, se pensate alla grandezza di quel sacramento che è la confessione, nonostante poi noi l'abbiamo ridotto a tutt'altro, come una specie di lavatrice in cui uno va a buttare i panni sporchi, a tirar fuori qualcosa che poi non gli serve a niente, ma è il momento in cui il Signore dice: tu sei nuovo, tu puoi ricominciare da capo, tutto quello che è stato non esiste più, è inghiottito nella misericordia di Dio. Questo è un annuncio straordinario. E questo è possibile sempre. Come ricorda un antico testo giudaico, che citerò varie volte, la Pesikta di Rab Kahana, un testo giudaico del V-VIII secolo, che dice così: il ritorno dei lontani, cioè la conversione di chi è lontano, è paragonato al mare. Come il mare è sempre aperto, così pure le porte della conversione sono sempre aperte. Invece la preghiera è paragonata al bagno rituale. Come questo bagno è talora aperto e talora chiuso, pure le porte della preghiera sono talora aperte e talora chiuse.
È sempre possibile cominciare e ricominciare. Ed è un processo che non finisce mai, perché la conversione è una dinamica, non è un atto. La dinamica della fede che non è mai acquisizione, ma è sempre movimento. Movimento nel presente, in un presente gravido e fecondo, perché consapevole del passato, come vedremo, senza esserne schiavo, ed è aperto ad una nuova vita. Dice Giovanni Climaco, la conversione è patteggiare con Dio una seconda vita. Patteggiare con Dio una seconda vita. La conversione è figlia della speranza e rinnegamento della disperazione. Colui che si converte è un condannato che non prova più alcuna vergogna. Attenzione, questo elemento del condannato non sembri qualcosa di negativo. Il condannato chi è? Colui che si rende conto di non essere all'altezza, perché noi fino alla fine ci sentiremo inadeguati e per quello avremo bisogno di conversione. Ma la conversione dov'è che nasce? Nel momento in cui chi si sente inadeguato non ne prova vergogna. Perché è in un cammino di trasformazione. Per questo la prima caratteristica della conversione è quella di essere un processo mai concluso. Guai chi si crede già un convertito. Ed è qui una delle più grandi banalizzazioni della conversione, difatti ridurla alle grandi conversioni, uno che ha cambiato di fede, uno che ha scoperto, quello è un convertito. No, il cristiano non è mai un convertito, ma è uno che è in costante processo di conversione. La conversione non è un atto, ma è un atteggiamento da assumere, è una prospettiva da assumere e da praticare, come il mangiare, come il bere. Dice un altro padre della Chiesa, Marco il Monaco, come mangiamo, beviamo, parliamo e ascoltiamo, così pure dobbiamo naturalmente convertirci. È uno schema mentale da assumere, se volete. È una prospettiva nella quale entrare. Dicevo che la conversione appartiene all'esperienza fondamentale del credere. Ma come tutte le dimensioni della vita nello spirito, anche la conversione ha una sua verità e utilità anche a livello dell'esperienza umana. Ricordate sempre, tutto ciò che è spirituale è autentico se è anche umano. Dunque, questo discorso che noi facciamo per la fede lo possiamo fare innanzitutto per noi come esseri umani, e allora non la chiameremo più conversione, ma la chiameremo cambiamento. L'esercizio al cambiamento, cambiare, transitare oltre, lasciarsi trasformare, cooperare a tale trasformazione è un'esperienza che tutti gli esseri viventi fanno in modo più o meno consapevole. Noi è quello che noi, pur senza volerlo e pur senza saperlo, il cambiamento è qualcosa che ci prende, che ci abita, che ci trasforma. Senza scomodare il tanto citato Eraclito con il suo tutto scorre, sia o non sia suo, c'è chi lo mette in discussione. L'esperienza più elementare che facciamo è quella di vederci trasformati nel tempo che passa. In verità, ciò che ci trasforma non è il tempo. Il tempo è solo lo spazio nel quale i segni della trasformazione diventano leggibili. Ciò di cui lo specchio ogni mattina ci dà contezza. Il tempo ci aiuta solo a misurare quello che sta accadendo. Ciò che davvero ci trasforma ci vede in parte oggetto e in parte soggetto. E come vedremo questo è anche vero per la conversione. Oggetto di trasformazioni i cui processi ci sfuggono, che sono iscritti dentro di noi, le cellule che invecchiano, o che sono effetto di contesti, situazioni, azioni di altri.
ma anche soggetto di quelle trasformazioni di cui noi siamo artefici e che sono espressione della faticosa arte del vivere consapevole. L'anno scorso abbiamo parlato del discernimento, un tema al quale la conversione è strettamente connessa. È vero allora che noi siamo trasformati, appunto, da questi elementi che dicevo, qualcosa che è scritto dentro di noi e qualcosa invece che la vita comporta, ma è vero anche che noi ci trasformiamo. E se il primo processo possiamo solo accoglierlo, divenendone il più possibile consapevoli, perché questa nostra vita non ci passi addosso, ma la viviamo, il secondo richiede un altro genere di partecipazione, perché è interamente affidato alla nostra responsabilità. Quindi c'è la vita che ci trasforma, ma siamo noi anche, che abbiamo una parte, una voce in capitolo in questa trasformazione. Dunque parlare di conversione significa parlare di cambiamento applicato, dicevo, allo specifico del credere. Meglio, cambiamento di tutto il nostro essere, che è quello di uomini e donne credenti in un cammino di fede. Un cambiamento di cui siamo oggetto e soggetto. Oggetto chiamato a diventare sempre più consapevole, soggetto che fa della conversione non un atto, ma un modo di essere. E non si tratta di qualcosa di semplice. Cambiare non è facile. A volte ci risulta difficile anche credere di poter cambiare, che è un passo precedente, che prima lo devi credere, poi lo devi fare. Credere di poter cambiare noi stessi o credere che quelli con cui viviamo cambino, ancora più difficile. Ricordiamo la domanda di Nicodemo. Nicodemo che chiede a Gesù: ma come può un uomo nascere quando è vecchio? È una domanda che tante volte, sotto varie forme, noi ci facciamo. Ripeto, applicandola a noi o applicandola agli altri. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e di rinascere? Domanda fondamentale, che a volte non verbalizziamo, ma che ci abita. Una domanda dalla cui risposta dipende però la qualità della nostra vita e anche la qualità della nostra fede. Guardate che dalla risposta che diamo a questa domanda di Nicodemo dipende davvero la nostra vita e la nostra fede. Qui si gioca tutta la difficoltà del vivere e del credere. Accogliere la possibilità di un cambiamento sempre possibile, di una conversione sempre disponibile. A volte più faticoso di convertirsi, dicevo, è credere di potersi ancora convertire. Credere è possibile che le situazioni che viviamo possano cambiare. Eppure qui si gioca il nesso fondamentale della nostra vita, della nostra fede, con la fede nella resurrezione. Perché la conversione, come dicevo, ha a che fare con la resurrezione. È dal nostro credere nel cambiamento che si misura la nostra fede nella resurrezione. Che altro non è se non il nuovo che segue l'assurdo della morte. Se la più grande contraddizione alla fede è il non credere alla nostra resurrezione, il più grande peccato è non credere possibile e praticabile il cammino della nostra conversione. Come diceva un maestro ebreo, il vero peccato dell'uomo è che potrebbe tornare a Dio in ogni momento e non lo fa. Tutti gli altri non sono i veri peccati dell'uomo. Credere possibile e praticare questo cammino di conversione è ciò che è davvero al cuore della nostra fede. E lì si misura se ci crediamo o no.
Tornare a Dio, ricominciare, rinascere. Ecco, in queste due meditazioni, quella di stamattina e quella di oggi, noi ci soffermeremo sulla specificità della conversione nella vita di fede, attingendo alla tradizione biblica, giudaica e patristica, e come sempre procederò, dopo questa introduzione, per punti che ci aiutino un po' ad entrare nella dinamica di ciò che ci è richiesto. Questa mattina mi soffermerò sui primi due punti, innanzitutto, come sono solito fare, le parole, la terminologia, per capire ciò di cui parliamo, e poi quello che ho chiamato la dinamica della conversione, che vedremo è doppiamente complessa. Mentre oggi pomeriggio ci soffermeremo su altri due punti. Il primo è chi opera la conversione, qual è la nostra parte, qual è la parte di Dio in questo processo, e infine due brevi considerazioni, l'ultima parte, sui frutti della conversione e poi una domanda: perché è così difficile convertirsi? Proveremo a rispondere a questa domanda. Cominciamo allora dal significato delle parole. In ebraico abbiamo due termini che indicano la conversione, due radici che esprimono il medesimo concetto ma visto da due angolature diverse. Il primo, la radice naham, ha una forma particolare, il nifal si chiama, indica il gemere interiormente e dunque il pentirsi, ma diciamo nella sua fase interiore, il provare rincrescimento intimo per qualcosa che si è fatto. Una seconda radice invece, shuv, letteralmente significa ritornare e indica in primo luogo il ritornare fisico, lo si usa anche per dire che uno torna a casa o torna in qualche luogo. Ma a partire da questo significato concreto assume poi molto spesso il significato traslato del convertirsi, tornare a Dio, oppure Dio che torna all'uomo. In greco abbiamo la stessa situazione, anche lì due termini, due verbi, a cui corrispondenti anche sostantivi. Il primo è metanoeo, da cui metanoia, la conversione, che assomiglia al primo dei due ebraici, cioè indica questo, letteralmente, com'è composta la parola metanoia, il verbo metanoia? Da metà e noeo. Noeo c'è il nous, la mente, che è più che la mente latina, è l'uomo interiore, potremmo dire. Quindi è la trasformazione dell'intimo, la trasformazione del cuore, la trasformazione della mente. Quindi ha un valore di trasformazione interiore, potremmo dire. Il secondo invece, strefo, e tutti i suoi composti particolari, epistrefo, vuol dire come quello secondo ebraico, shuv, tornare, quindi tornare da un luogo. Anche questo ha un significato eminentemente fisico e poi traslato del convertirsi. Adesso teniamoli lì questi significati che ci serviranno poi per capire la dinamica. Se andiamo alla situazione latina, e di qui all'italiano, troviamo una complicazione sulla quale vale la pena di soffermarsi un attimo. Scusate se divento troppo scolastico, perché da qui dipende una cattiva comprensione della conversione che noi ancora ci portiamo dentro. Perché? Il termine più comune con il quale in latino e quindi in italiano si indica la conversione è penitere, da cui penitenzia, scritto paenitentia. È importante perché vi dico come è scritto, perché poi vi dirò perché. Ora, il primo significato di questo penitenzia, cosa vuol dire? Era esattamente quello di avere rimorso, provare rincrescimento per qualcosa. Quindi come i primi due verbi della serie ebraica e greca, corrispondente di metanoeo. Ma cosa succede? Che a un certo punto si cambia la grafia di questo verbo e di questo sostantivo,
Per cui si passa da poenitentia, da paenitentia, scusate, a poenitentia. Voi non lo nella pronuncia non lo sentiamo, perché è sempre penitenzia. Però guardate che dentro c'è stata una trasformazione che si afferma soprattutto in epoca medievale, che però ha creato tanti di quei problemi di interpretazione dai quali ancora non siamo usciti. Perché dietro poenitentia, che cosa sentite voi? Sentite la parola poena, cioè pena, pena. Per cui quando noi sentiamo adesso fece penitenza, che cosa pensiamo? Che quello ha fatto un male e poi deve fare una penitenza per scontare ciò che ha fatto. Tutto il nostro linguaggio, ancora che usiamo anche nella confessione, gli do che penitenza ti ha dato. Mi ha dato la penitenza. Faccio penitenza. E purtroppo in alcune traduzioni della Bibbia, del Nuovo Testamento, laddove c'è metanoeo è tradotto con fare penitenza, che sarebbe esatto se fosse paenitentia, ma siccome noi il significato originale di paenitentia l'abbiamo trasformato in poenitentia, io quando leggo fare penitenza penso a uno che si sta flagellando, del cilicio. Ecco, pensate come una semplice ha cambiato una A in una O. Pensate che disastro spirituale tutto questo ha creato. Per cui nel nostro linguaggio questa è la penitenza. Ha perso tutto il suo significato invece di trasformazione del cuore. Fare penitenza vuol dire risarcire, vuol dire affliggersi. Ma niente a che fare con il significato originale. Per cui tutte le volte che vedete, purtroppo in alcune traduzioni italiane ancora questo termine, dovete fare attenzione a capire ciò che c'è dietro. Le penitenze corporali, i penitenziali, i penitenzieri, la penitenzeria, viene tutto da sta roba qua. La penitenzeria è un luogo dove si stabiliscono le penze, stabilivano le penitenze specifiche per i vari peccati, il tariffario. Il tariffario. C'è ancora, però un po' l'abbiamo riletto. C'è anche un secondo termine in latino che è converto, con il sostantivo conversatio. Questo indica il rivolgersi fisico, è il secondo termine della serie che abbiamo visto in ebraico, in greco, molto più raro, ma quello più comune è il primo, che è quello che vi dicevo ha fatto più male. Bene, dopo questa introduzione sulle parole, veniamo al secondo punto di stamattina, la realtà doppiamente complessa. Dunque, a partire da queste parole, che cosa possiamo capire del processo della conversione? Che cos'è? Cosa vuol dire? Come si fa? Dove agisce? Allora, individuiamo due realtà, se volete, che ce la descrivono. Innanzitutto relativamente agli spazi in cui avviene e poi al movimento che richiede. Mi spiego subito con quello che dirò. Primo tratto di complessità, la conversione come una dinamica dal cuore al corpo. Sia in ebraico che in greco, che cosa abbiamo osservato? Che c'è sempre un termine che indica una trasformazione interiore e poi un termine che indica un comportamento, un andare, un camminare, un ritornare indietro. Ecco, questo basterebbe già a farci capire il primo tratto di complessità, cioè che la conversione indica un doppio movimento, che attenzione, è prima interiore e poi esteriore. Anche qui una nostra deformazione ci porta a credere che la conversione sia non fare più certe cose che uno fa. Che cos'è che dobbiamo fare durante la Quaresima per convertirci? Mangiare meno, guardare meno la televisione, non fumare? Cioè, il comportamento, cioè la parte esterna,
lo shuv, se volete, è importante anch'esso, perché noi siamo fatti di carne. Siamo fatti di carne. Non dobbiamo sottovalutare la nostra carnalità, che ha bisogno anch'essa di essere regimentata, educata. Insomma, l'ascesi non è proprio una cosa così stupida. Noi la rendiamo stupida e banale, ma di per sé non lo è. Però la prima opera della conversione è quell'azione interiore, descritto dalla radice Naham in ebraico e del metanoeo in greco, che indica appunto il cuore, l'intimità, l'interiorità. Questo è il punto di partenza della conversione, che indica che in prima istanza ciò di cui si tratta non è un cambiamento di religione, di modi di fare, ma si tratta in prima istanza di un cambiamento di modo di vedere, di modo di percepire le cose. Cosa vuol dire convertirsi, convertire il proprio cuore, convertire la propria interiorità? Vuol dire piano piano assumere un altro sguardo sulle cose, su di noi, sugli altri, su Dio. E anche Dio lo vediamo in modo diverso, no? Quanti di noi a un certo punto dicono, mamma mia, col tempo scopro che Dio non era quello che credevo da piccolo, e meno male, dico io, che non è più quello che credevi da piccolo. Con ciò nulla toglie che quando da piccolo avevi percepito qualcosa di vero, eppure abbiamo bisogno, anche Dio, di guardarlo sempre con occhi nuovi, con occhi rinnovati. A nulla serve cambiare le abitudini se non si trasforma il cuore, perché è dal cuore che tutto è originato. Ricordate l'insegnamento fondamentale che citiamo sempre di Marco 7, quando Gesù, a chi lo critica perché non osserva le norme igieniche di lavarsi le mani tornando dal mercato, dice non quello che entra dalla bocca, ma quello che esce dal cuore. È la disposizione del cuore, abbiamo detto più volte, che dà valore alle cose che facciamo. E perché lo fai? Il sentimento con cui lo fai, che dice il valore di quello che fai. Uno può dare anche a sfregio una carezza a un altro. Anche una carezza può avere tanti significati. Anche un bacio può avere tanti significati. Il bacio di Giuda. O il bacio della Maddalena. Ecco perché l'immagine del cuore torna così spesso laddove si parla di conversione. No? Tante volte nei profeti, ma anche in altri libri, Deuteronomio 30:10, 1 Samuele 7:3, Tobia 13:6, tornare al Signore con tutto il cuore. No? Quante volte l'abbiamo sentito nella Scrittura? Tornare al Signore con tutto il cuore. Geremia 24:7. Il cuore ricopre un ruolo centrale nei profeti. Gioele 2:13, laceratevi il cuore, non le vesti. I salmi, dove si parla di cuore spezzato e umiliato. Salmo 34:19, il miserere, 51:19. Un cuore spezzato, tu, Signore, non disprezzi. Vedremo oggi pomeriggio l'importanza di tutto questo. Pensiamo a Gesù, che vede la radice dello sguardo cattivo dei farisei e degli scribi nel loro cuore indurito, quando in Marco 3:5, nella sinagoga, fa la domanda davanti all'uomo con la mano paralizzata, se è lecito o no guarirlo. E quelli dice, li guarda intorno, tutti tacevano. E Gesù, che ha uno scatto d'ira, metorges, dice il testo, guardando tutto intorno, rattristato per la porosità, per la durezza, porosis tescapias, per la durezza del loro cuore, dice. Che cos'è che non ha funzionato lì? Perché questi non hanno capito che cosa in quel momento andava fatto. Non ha funzionato il cuore. Non è che non hanno letto bene la Torah, non è che non ha... è il cuore, e se non funziona il cuore, puoi essere il migliore esegeta del mondo, non capirai mai neppure la parola di Dio.
È il cuore il punto di partenza. Puoi fare tutti i sacrifici che vuoi, tutti i fioretti che vuoi, tutti i pellegrinaggi che vuoi, se non comincia il cuore. Puoi fare tutto il bene che vuoi. Magari farà bene agli altri, ma non fa bene a te. Paolo, prima Corinti, se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, che potremmo dire, ma non avessi cuore, risolvi il problema dell'altro, che è già qualcosa, se uno dà a chi ha fame, ma a te non serve assolutamente a me. Fine della conversione è dunque il primo luogo, in primo luogo, agire sulla durezza del cuore, frantumare l'impermeabilità del proprio cuore, renderlo tenero. Gregorio di Nissa dice: la più alta realizzazione della condotta cristiana consiste nell'umiliare il proprio cuore. Dove, attenzione, umiliare non vuol dire disprezzare, non dimenticatelo mai, nella visione cristiana l'umiliazione, l'umiltà non è altro che l'umanizzazione, abbiamo detto tante volte. Umile è l'essere umano che si accetta come uomo, nulla di più e nulla di meno. Cioè renderlo umano, renderlo di carne, tutto il problema del cuore di carne della tradizione profetica, sul quale ritorneremo. Quindi c'è anche un secondo aspetto, significato dalla seconda serie dei verbi, shuv e strefo, ebraico shuv, no, che dicevamo, vuol dire poi tornare facendo dei passi concreti, e strefo e pistrefo. Anche questo è ben rappresentato dall'Antico Testamento, da molti passi che parlano poi della conversione come di un abbandonare una condotta perversa, cambiare strada, ritornare al Signore attraverso un rinnegamento di condotte malvagie, dei propri peccati, degli idoli. La conversione dagli idoli a Dio. Geremia 25,5. 26,3, Ezechiele 33,11, io vi do questi testi se poi qualcuno vuole, perché non abbiamo il tempo di commentare, sono meravigliosi, ma se volete poi approfondire, Giona 3,8. Dunque la conversione ha poi anche un aspetto esteriore, visibile, ma che è conseguenza di un cambiamento interiore del cuore. Le due dimensioni sono ben interconnesse nella parola che Giovanni il Battista rivolge alle folle che vanno da lui al Giordano per farsi battezzare, secondo il racconto di Luca, in Luca 3,8, quando Giovanni a queste folle che accorrono dice: fate frutti degni della conversione. Dice: carpus axius es metanoias. È bellissimo perché ci sono i due elementi. Ci sono i frutti. I frutti sono concreti, sono le cose che si vedono, però dice degni della metanoia, cioè che quell'axius, come lo possiamo tradurre, dei frutti che mostrino, che sono il segno visibile di che cosa? Di ciò che è accaduto dentro di te, del cambiamento della tua conversione, che mostrino che il tuo cuore è in cambiamento. E allora l'azione diventa il riflesso del cuore. E la nostra vita si unifica. Quindi, primo tratto di complessità della conversione, dicevo, riguarda il luogo in cui avviene. Il cuore e il corpo. L'interiorità e la vita. Il visibile e l'invisibile, quindi questa prima complessità che ci descrive il movimento della conversione ci riguarda a livello proprio degli spazi. Poi c'è un secondo tratto di complessità che riguarda il movimento che noi siamo chiamati a fare per realizzare questa conversione che è del cuore e del corpo, della vita. Che indico con queste due parole, distacco e fiducia. E mi spiego subito. Per comprendere,
Basta che noi ritorniamo all'inizio del Vangelo secondo Marco, che ho citato all'inizio e che poi sentiremo ancora l'Eucaristia, osservando che l'Evangelo si apre con due annunci di conversione, vi dicevo. Il primo è quello del Battista e il secondo quello di Gesù. Due annunci che sembrano declinare, rappresentare la realtà della conversione in due modi diversi. Forse non ne abbiamo mai sufficientemente prestato attenzione. Anch'io devo dire che me ne sono accorto proprio ripensandoci per l'ennesima volta a quel testo. Giovanni che cosa annuncia? Annuncia un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Gesù, una conversione finalizzata alla fede. Dice, convertitevi e credete al Vangelo. Potremmo addirittura tradurre, convertitevi per credere al Vangelo. Il primo sembra rivolto al passato, liberarsi dei peccati attraverso quel battesimo, liberarsi di un peso. Il secondo apre al futuro, introduce in una relazione la fede. Cambiare per credere, per andare oltre, per camminare. Ecco, potremmo individuare in questi due annunci, quello di Giovanni e quello di Gesù, il doppio movimento che richiede la conversione. Liberarsi da qualcosa, o essere liberati da qualcosa, ma per fare spazio ad altro, o a un altro, perché noi sappiamo che in Marco credere nell'Evangelo vuol dire credere in Gesù. Quindi staccarsi per aderire, rinunciare per accogliere. Ecco il secondo movimento. Quindi dal cuore al corpo, che indica lo spazio nel quale ci muoviamo. E poi questo secondo movimento che dice quello che più concretamente è ciò che ci è richiesto. Lasciare per trovare. La conversione dunque è innanzitutto, primo punto, liberazione, rinuncia, alleggerimento, perdono ricevuto. Un'operazione non facile, perché? Perché qui cominciamo anche a capire perché è difficile convertirsi, perché non è facile lasciare. Non è facile respingere lontano dal nostro centro ciò che al centro non deve stare. È l'eterna tentazione, quella di che al centro noi mettiamo quello che non deve stare al centro, che può avere pure un valore, ma deve stare un po' più lontano. Attenzione, non necessariamente i peccati e i sensi di colpa, ma anche le ferite, i ricordi dei torti subiti, le paure, le angosce, tutta questa roba qui che non deve stare al centro. E che la conversione ci chiede di allontanare, marginalizzare, perché il centro vitale si è lasciato per altro. Questo primo movimento indica rottura, morte a qualcosa, e dunque vuoto. E il vuoto a volte fa paura. È come quando uno sta attaccato a uno scoglio, molla la presa per tuffarsi, c'è un momento in cui c'hai paura. Poi vedi che ce la fai a stare a galla e allora rimane. Ecco perché ci fa paura il cambiamento. Perché c'è quel momento di vuoto tra quando molli lo scoglio e quando finisci in acqua e galleggi. Quindi il primo momento è proprio questo mollare la presa da qualcosa a cui ci tenevamo aggrappati, bene o male che fosse da noi giudicato. A volte convertirsi, bisogna convertirsi pure dalle cose buone. Non ci si converte solo dai peccati. A volte bisogna lasciare pure delle cose che in sé sono buone, ma in questo momento è bene che le lasci. Il discernimento di cui abbiamo parlato l'anno scorso, in questo ci è maestro. Il bene del momento, diceva. Il padre della Chiesa, Simeone di Taibute, dice ci sono dei momenti della vita in cui devi rinunciare pure ai doni che Dio ti ha fatto. Perché ti fanno male? Anche un dono ti può far male. Lui dice, se arriva il momento in cui non lo sai portare più, e fa l'esempio dell'albero carico di frutti, dice un albero di peli, e se un ramo è troppo carico si spezza, bisogna togliere i rami perché sennò si spezza l'albero e
eppure sono frutti, c'è un positivo. L'immagine del battesimo è molto eloquente, si tratta di essere immersi in un'esperienza di attraversamento delle acque, dove c'è sempre qualcosa che perdiamo. Nella conversione c'è sempre qualcosa che si perde, qualcosa a cui rinunciamo. A volte lascia dietro di sé delle macerie la conversione, delle macerie che poi abbiamo sempre la tentazione di ricostruire anche, mentre bisogna coltivare il coraggio di restare, questa è un'espressione di André Luff, restare seduti sulle nostre rovine senza amarezza. Restare seduti sulle nostre rovine senza amarezza. Altrimenti nessun cambiamento è possibile. Quindi il primo movimento è il distacco, la rinuncia, l'alleggerimento da tante cose che non devono stare al centro. Poi viene la conversione annunciata da Gesù, che descrive invece un secondo movimento, che non è più volto al passato, ma al futuro, e ha come esito la fede. Cambiare mente, convertirsi per credere, per imparare a fidarsi del Vangelo, ad affidarsi a Cristo. Per credere, per fidarsi anche di Dio, è necessaria una conversione costante. E qui la conversione non ha più una valenza esclusivamente morale, capite? Ma investe la nostra relazione con il Signore, ecco perché quella traduzione latina è molto depauperante. Perché non si tratta di rimettere, cioè non è che convertirsi vuol dire rimettere a posto le carte, da un punto di vista morale. La conversione è una cosa molto più importante. La conversione è ciò che ti dà accesso all'intimità con il Signore. Convertitevi per credere. E sì, perché per credere devi cambiare mente. Devi cambiare mente. Devi fare un cammino. Devi fare un cammino nel quale ti è dato il dono della fede. Quindi se il primo movimento è teso a liberare uno spazio, il secondo movimento dice da che cosa quello spazio dovrà essere abitato. Perché? Perché lo spazio lasciato libero dal peccato perdonato, si può ripopolare anche di male. E ha bisogno di essere abitato dal Vangelo. Ricordate quella famosa parabola di Luca 11:26, il cuore spazzato dal male, poi dice che arrivano 7 demoni a prendere possesso di quella casa, dice la condizione di quella casa era peggiore della prima. Cioè noi possiamo lasciare tutto quello che vogliamo, possiamo lasciare tutto lo spazio che vogliamo, ma se poi lì non ci metti qualcos'altro, la potenza del Vangelo, prima o poi si ripopolerà di altro, magari ancora di peggio. Non solo, ma il primo movimento, liberare, è possibile se tu cominci anche il secondo, cioè è impossibile senza il secondo. Non si rinuncia al peccato con un atto eroico, ma perché dentro di te cresce il Vangelo. Cioè tu quelle cose che non vanno le puoi marginalizzare se intanto in mezzo in quello spazio sta già nascendo quell'altro, quella presenza, quel credere, quel far fiducia, altrimenti non ce la faremo mai a ripulire questo spazio, perché lo spazio vuoto non esiste, il cuore disadorno non esiste, o lo abitano realtà negative o lo abita il Signore. Sempre tutti e due, il problema sono le percentuali. Ma non rimane sgombro. Ecco perché le due dimensioni sono fondamentali. Lasciare, allontanare, decentrare, creare spazio, ma convertirsi perché quello spazio sia abitato. Solo l'amore per il Vangelo, per Cristo,
può liberarci dagli idoli. Noi non possiamo vivere senza attaccarci, senza amare, ed è anche una cosa bella. Beh, se non ami il Vangelo amerai qualcos'altro. Dunque lasciare per accogliere, ecco il movimento della conversione. E in mezzo il vuoto, che è possibile vincere nella misura in cui noi cominciamo a scorgere accanto a noi un altro che prende possesso di quel vuoto, che lo abita. E la dolcezza di quell'intimità cui la conversione ci introduce è ciò che ci aiuterà nella lotta del distacco, del lasciare, del decentrare. Bene, ricapitolando quello che abbiamo visto stamattina, dalle parole che le scritture ci consegnano, abbiamo individuato un po' questa doppia realtà. Innanzitutto la conversione come un passaggio dal cuore al corpo, dall'intimità all'esteriorità, che è ciò che descrive questa realtà complessa del cambiamento cui noi siamo chiamati. E poi questa seconda dinamica, una seconda dinamica che indica il movimento che ci è richiesto nella opera, nell'azione del cambiamento, nell'azione, nell'opera della conversione, da un lasciare a un ritrovare, a un abbandonarsi, a un credere, a un affidare, quindi questa realtà che passa, lascia lo spazio ad altri. Oggi pomeriggio invece affronteremo un terzo argomento, vi dicevo che anch'esso è cruciale. Chi e in che misura può operare tutto questo? E anche qui vedremo una realtà duplice, la nostra parte e la parte di Dio, dove vedremo in che modo questi due coattori cooperano in quest'opera e poi concluderemo, vi dicevo, con due brevi considerazioni finali. Allora, riprendiamo il nostro percorso, dicevamo questa mattina che ci dedicheremo alla terza parte dove cerchiamo di approfondire un po' qual è la partecipazione nostra e di Dio in questa opera che è quella della conversione, come ogni aspetto della vita spirituale, anche quello della conversione non è un compito che spetta solo a noi. Ma una parte importante è anche quella che Dio fa e che rende possibile avviare e percorrere un cammino di conversione. Cerchiamo di vedere un po' in che misura e soprattutto in che modo le due azioni si incontrano e si completano. Innanzitutto da parte nostra, che cosa è necessario fare per poter avviare un cammino di conversione? Beh, il primo passo è quello di riconoscere il proprio peccato, dare il nome a ciò che noi viviamo, e questo sappiamo che non è facile perché presuppone una buona dose di coraggio e soprattutto di libertà rispetto alla propria immagine, soprattutto. Guardarsi con libertà senza fingere, senza minimizzare e anche senza percorrere le vie degli alibi. Noi siamo dei maestri. No, c'è evidentemente in questo senso anche un'attenzione da prestare a quei processi di lettura psicologica di cui abbiamo bisogno e che a volte anziché aiutarci a, come dire, ad alleggerire i pesi, ci forniscono degli alibi per poterceli legare ancora più saldamente sulle spalle, no? Cioè, un conto è leggere le nostre storie, perché in quelle storie spesso ci sono le radici di tante nostre ferite e dunque di tanti nostri comportamenti. Altro è invece giustificare poi i nostri comportamenti con il nostro passato. Noi siamo sempre più grandi del nostro passato, siamo sempre di più di quello che siamo stati e di quello che abbiamo vissuto.
Cioè c'è anche una nostra libertà, ci deve essere una nostra libertà rispetto a quello che è stato il nostro passato. Quindi guardarsi alla luce di ciò che ci può aiutare a dare un nome a ciò che stiamo vivendo e ci umilia. E in questo, in una lettura di fede, noi diciamo che ad esempio la scrittura ci è di grande aiuto, la scrittura che diventa, secondo l'immagine della lettera agli ebrei, quella spada che ci aiuta a dissezionare il nostro cuore, ci aiuta a dare un nome alle cose, a vedere, senza cadere con questo nello scrupolo, nell'autocolpevolizzazione, perché la parola è spada a doppio taglio, per ci fa vedere e ci consola nello stesso tempo. A questo la tradizione finalizza anche una serie di strumenti ascetici che troppe volte, legati un po' al clima della Quaresima, ma che troppe volte sono stati banalizzati e dunque accantonati, e giustamente accantonati. No? Io penso a tutto quell'armamentario ascetico che fa parte della tradizione cristiana, dal digiuno, la veglia, il silenzio, la solitudine, di cui noi ci siamo, credo anche giustamente, sbarazzati da qualche decennio a questa parte, ma perché? Perché erano stati privati di tutta la loro efficacia, resi delle pratiche sacrificali meritorie. Non mangio la mela, così faccio un fioretto e Dio è contento che ho mangiato la mela. Una banalizzazione di Dio terribile. Cosa vuoi che gli porti a Dio che io mangi una mela in meno? Il problema è se quello è un cammino che mi aiuta ad esercitare una libertà rispetto alla mia voracità, come il silenzio se è un cammino che mi aiuta ad esercitare una libertà rispetto alla mia parola. E questo ovviamente ha una sua funzione all'interno di un cammino di vita spirituale, perché? Perché va a incidere su quelli che sono le nostre funzioni primarie, che sono strettamente connesse al nostro spirito, proprio per quella idea che noi siamo un tutt'uno, che il nostro corpo è parte integrante e determinante anche della nostra vita spirituale. Non è il peso dell'anima, ma è il compagno dell'anima, il nostro corpo. Dunque anche tutte quelle realtà che possono essere la preghiera, il digiuno, la veglia, la solitudine, il silenzio, insieme alla lettura delle scritture, che hanno come scopo quello di renderci più capaci di vedere noi stessi, di porre uno spazio di conoscenza più approfondita, se vissuti bene, sono delle realtà che ci possono aiutare in questa autolettura. Faccio l'esempio che è quello più, direi, sotto gli occhi di tutti, ad esempio il digiuno, che giustamente noi abbiamo, così come era vissuto 50 anni fa, abbiamo totalmente accantonato, perché vissuto come sacrificio, eccetera, e che poi recuperiamo per altre vie, nella nostra società, diete più o meno spiritualeggianti, eccetera. Perché? Perché il nostro spirito ha bisogno di integrare il corpo nella propria ricerca spirituale. Fare l'esperienza di sapersi peccatori, dunque, è un vero momento di nascita alla vita spirituale. Sembrerà un controsenso, ma noi nasciamo come credenti nel momento stesso in cui ci percepiamo come peccatori. Peccato non si oppone a vita spirituale, ma ne è il presupposto. Perché allora Dio trova una porta per la quale entrare nella nostra vita reale e non in quei vestiboli artificiali in cui noi lo releghiamo. Per Dio noi spesso creiamo degli ambienti artificiali che non sono il nostro cuore, ma che stanno intorno al nostro cuore. Lo facciamo accedere fin lì e che non si azzardi ad andare oltre, laddove invece si svolge quello che è il centro della nostra vita reale, il mondo delle nostre pulsioni, dei nostri interessi, il mondo delle nostre passioni, cioè il nostro profondo. Giovanni dice che riconoscere il proprio peccato è uscire dalla finzione, dalla falsità,
Prima Giovanni 1,8, se diciamo di non avere peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E Gesù stesso l'aveva detto, non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori, lasciando intendere che chi non si discerne come peccatore, con ciò stesso si autoesclude dall'azione salvifica di Cristo, poiché non lo lascia accedere al suo essere. Isacco il Siro afferma, quando un malato è convinto della sua malattia, è facile curarlo. E colui che confessa la sua infermità è vicino alla guarigione. Ma quando un cuore resta duro, le sue infermità si moltiplicano e il malato ostile accresce la fatica a chi lo cura. Sentire i propri peccati è la più grande grazia che l'uomo possa ottenere ed è un dono da chiedere al Signore. Perché il Signore ce lo conceda. Ancora Isacco dice, il fatto che un uomo senta i suoi peccati è un dono di Dio che penetra nell'intelligenza. Dunque un primo punto, riconoscere il proprio peccato. Ma non si tratta solo di una conoscenza intellettuale, c'è anche un secondo punto dunque che descrive questo cammino che a noi è chiesto, che fa parte di quello che ho chiamato la parte dell'uomo, e cioè provare pena per il proprio peccato, che è una cosa ancora un po' diversa. Qui la letteratura patristica ci ha consegnato pagine di intensa spiritualità dando a questo termine, a questo momento meglio, un nome specifico che è diventato un termine tecnico, il penthos in greco, che significa letteralmente dolore, lutto, pena, ma attenzione, non è la pena da pagare, come dicevamo questa mattina, della poenitenzia, ma è piuttosto il fatto di sentire che quel peccato che vedo dentro di me, quel male che vedo dentro di me, mi coinvolge affettivamente. Cioè, non è solo un discernimento di testa che io faccio. Connesso a questo, ad esempio, ci sono pagine e pagine di letteratura spirituale in cui viene sviluppato anche il tema del piangere il peccato, il tema delle lacrime. Sono dei padri che ad esempio chiedono, invitano a chiedere a Dio il dono delle lacrime. Attenzione, sono discorsi molto delicati, sia quello del pento sia quello delle lacrime, perché facilmente poi si scade in un dolorismo che non ha niente a che fare con la fede cristiana, come anche in delle lacrime che non hanno niente a che fare con le lacrime spirituali. Sono tante lacrime psichiche, dice anche Isacco di Ninive ancora. Pentos e lacrime sono appunto due dimensioni da maneggiare con cautela, visto appunto queste derive doloristiche, tutto sto cristianesimo sanguinolento che non ha niente a che fare con il Vangelo e che ha fatto spesso del cristianesimo una religione del dolore esibito. Dolore non si esibisce, quella è una forma di impudicizia. Ma il pentos è una cosa diversa. Il pentos è innanzitutto è una forma di tristezza, distinta dalla tristezza dello scoraggiamento, che nasce da che cosa? Nasce non dallo scrupolo per aver compiuto quell'azione che mi fa sentire meno perfetto di quello che credevo di essere, ma nasce dal percepire che con quell'azione ho ferito, lesionato una relazione a cui tengo. È questo che mi fa, in qualche misura, crea dentro di me questo movimento di consapevolezza sofferta che mi fa soffrire non perché, ripeto, mi vedo meno perfetto di quello che credevo e neppure perché ho contravvenuto ad un codice morale, ma perché in qualche misura sento di aver ferito, lesionato, in qualche misura amareggiato un qualcosa a cui tengo, una relazione a cui tengo.
Cioè nel discernimento, il pentos nasce nel discernimento di un qualcosa che è male perché ci fa male e perché fa male ad altri. Qui si innesta tutto il discorso molto importante che noi nel contesto in cui viviamo spesso abbozziamo e che credo sia molto importante, quello del senso del peccato. Spesso si sente dire le nuove generazioni non hanno più il senso del peccato, quindi ci stracciamo le vesti perché effettivamente si è perso qualcosa di fondamentale, non solo di relativo a quello che è la sfera religiosa, ma anche proprio relativo alla sfera umana, no? E quindi giù prediche sul peccato, che vuol dire offendere Dio, eccetera. Ma il problema non è recuperare il peccato in quanto offesa a Dio direttamente, ma recuperare il peccato innanzitutto nella sua dimensione antropologica, cioè a un giovane cui tu dici, beh, non hai il senso del peccato, devi cercare di recuperare il peccato, e poi lui mi dice che cos'è il peccato, tu gli rispondi, è offendere Dio, siccome Dio è un'ipotesi dell'irrealtà per la maggior parte dei giovani, e Dio è un'ipotesi, se il peccato uguale offendere Dio, e Dio non esiste, il peccato non esiste. Nella misura in cui il peccato è prospettato come una dinamica innanzitutto che offende la persona umana, che poi offende le persone con le quali tu vivi, cioè ferisce delle relazioni, e dunque anche la relazione con Dio, cioè Dio c'entra in tutto questo, allora può diventare di nuovo un discorso sensato. Ma dire che il peccato ha valore solo perché offende Dio, è un discorso che non ha, e soprattutto che manca del suo presupposto, perché se Dio ci indica alcune realtà come realtà peccaminose, ci dà delle leggi, non è perché lui si senta più onorato se noi osserviamo quello che lui ci dice perché ce l'ha detto lui, non è il tiranno che si sente, come dire, rinfrancato dal fatto che i sudditi osservano i suoi dettami, ma sono delle parole di vita per noi. Ecco, il pentos è ciò che ci fa vivere anche questa realtà in questo senso. Cioè una dimensione di partecipazione appassionata interiore dove il peccato viene visto come drammatico nella misura in cui ferisce un rapporto tra te e una persona amata. E come, voglio dire, in una relazione di amicizia, in una relazione di coppia, ciò che ti fa male quando offendi l'altro non è che l'hai offeso e quindi sei, hai, come dire, contravvenuto a non so quale comandamento, ma semplicemente perché hai offeso una persona a cui chiedi. E il pentos nasce da questo sentimento. Siamo qui al tema del cuore contrito, di cui parla ad esempio il Salmo, il Miserere, il Salmo 51, ma anche tanti altri salmi. Il cuore contrito in cui il Signore può entrare, dice la Pesicta di Rakana, quel testo giudaico che vi citavo stamattina. Rabbi Alessandri dice: è un disonore anche per un uomo comune servirsi di un vaso rotto. Ma per il santo, benedetto egli sia, non è così. Al contrario, egli si serve solo di vasi rotti. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, Salmo 34,19. Egli guarisce i cuori spezzati, Salmo 147,3. Dio non disprezza un cuore spezzato e abbattuto, Salmo 51,19. Il cuore spezzato, il cuore frantumato, il cuore intentos è il cuore nel quale Dio può entrare. È un cuore dalle porte aperte. Ecco, la consapevolezza del proprio peccato, allora, non si riduce a prendere atto di una infrazione rispetto a un codice morale, ma emerge come percezione di infedeltà ad un amore vissuto, un amore ricevuto in dono. E questo presuppone un terzo punto di questo cammino che è la nostra parte, terzo elemento della parte della conversione che spetta a noi, che è quello di mettersi alla presenza del Signore. Quindi riconoscere il proprio peccato, provare pena per il proprio peccato mettendosi davanti al Signore. Conoscere il proprio peccato e provarne dolore è possibile nella misura in cui noi percepiamo davanti a noi una presenza. Altrimenti, ripeto,
tutto questo percorso può essere semplicemente un coltivare scrupoli. Gli scrupoli li possiamo coltivare anche senza la presenza di un altro, ma non è questo il cammino di conversione. Non si può conoscere il proprio peccato in vista della conversione se non si conosce Dio, dice ancora André Luffo, quell'autore che vi citavo stamattina, in una stessa intuizione di grazia. In una stessa intuizione di grazia. Peccato e presenza. Solo se ce l'hai tutte e due davanti agli occhi, il cammino della conversione è possibile. La conversione è via per riassoggettare tutto a Dio, per ripresentare a Lui ciò che gli avevamo sottratto con il peccato, e un infrangere i nostri idoli sotto i suoi occhi, sotto il suo sguardo amorevole. Ma per questo è necessario stare davanti a Lui, anche se a volte un po' lontani, se non ci sentiamo di andare troppo avanti. L'immagine del pubblicano al Tempio, di Luca 18,13, il pubblicano stando lontano, ma sta lì, è davanti, anche se si sente lontano, è lì che riesce a iniziare quel cammino di rinascita. Leggiamo in un apoftegma: Abba Antonio disse ad Abba Poimen, questa è la grande opera dell'uomo, gettare su di sé il proprio peccato davanti a Dio e attendersi la tentazione fino all'ultimo respiro. Gettare il proprio peccato su di sé davanti a Dio. Riconoscere davanti a Dio il proprio peccato è ben altra cosa da un semplice esaminarsi. E si trasforma in occasione di incontro, e sì, perché l'incontro nasce quando abbiamo il coraggio anche di riconoscerci nella nostra verità. Anche il peccato può diventare occasione di incontro tra Dio e l'uomo. E quante volte possiamo dire di aver fatto delle vere esperienze spirituali, mentre stavamo sperimentando tutta la debolezza del nostro essere e anche tutta la fragilità del nostro essere. Non è quando siamo forti che incontriamo Dio, la questione del cuore spezzato di cui dicevamo prima. Riconoscere il proprio peccato è rientrare in se stessi come il figlio prodigo e lì incontrare il Padre. Dice infatti, Luca 15,17, ritornò in se stesso e disse quanti salariati in casa di mio Padre. Bello, lui del Padre si ricorda quando è nel punto più basso della sua umiliazione, ma proprio lì si ricorda di avere un Padre. E il cammino di ritorno è possibile perché lì giù incontra e si ricorda di avere un Padre. Ma è anche quello che Marco ci fa comprendere all'inizio del suo Vangelo, in quel testo più volte citato. Gesù infatti cosa dice in Marco 1,15? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi per credere nel Vangelo. Cioè che cos'è che rende possibile questa conversione in vista della fede nel Vangelo? Il fatto che il regno è vicino. Il regno si è avvicinato, cioè Cristo stesso si è fatto prossimo e davanti al Cristo è possibile che l'uomo inizi il suo cammino di metanoia, di conversione. E veniamo così, dopo la parte dell'uomo, riconoscimento del peccato, afflizione per il peccato, mettersi davanti a Dio, alla parte di Dio. Davanti a quello che l'uomo fa, c'è anche quello che Dio fa, per la nostra conversione. Da soli non ce la faremo mai, neanche a cominciare. In che cosa consiste la parte di Dio? Beh, innanzitutto rende possibile anche la nostra parte, quello che abbiamo appena detto. Noi sappiamo, in una logica di fede, che tutto è possibile solo nella misura in cui lo Spirito ci ispira e ci sostiene. Ma c'è anche dell'altro, molto altro. Mi soffermo su tre aspetti specifici del contributo che Dio ci mette alla nostra, al nostro cammino di conversione. Innanzitutto, il primo e più ovvio, e insieme anche il più scandaloso forse, è che
Dio ci viene incontro e in qualche misura pure lui si converte. Il Dio delle Scritture è un Dio che viene incontro all'uomo. E questo andare incontro all'uomo è spesso espresso proprio dal verbo del ritorno, shuv. Quante volte si dice nella Scrittura che Dio ritorna, oppure lo si invoca, ritorna Signore e noi ritorneremo. Quasi a dire, facciamo un pezzo per uno. Nei Salmi, Salmo 6,4, 80,15, 90,13, ci viene incontro. Perché ci viene incontro? Perché così accorcia i nostri passi. Perché sa che da soli non potremo mai compiere l'intero percorso. Non ci sarà mai incontro se un pezzo di strada non la fa lui, è spesso quella più importante. L'immagine che abbiamo tutti davanti agli occhi, ancora una volta la parabola del figlio. Il padre che gli va incontro, gli si getta al collo, fa tutta una parte che non gli spetta, ma che è determinante perché quel figlio possa rientrare nella casa non da schiavo come lui avrebbe immaginato, ma da figlio. Un testo rabbinico, un altro testo rabbinico, la Pesikta Rabbati, sembra rileggere la parabola del figlio prodigo in un modo assai particolare. Dice: un principe era lontano da suo padre 100 giorni di cammino. I suoi amici gli dicevano: ritorna da tuo padre. Ma egli rispondeva: non posso, non ne ho la forza. Allora suo padre gli mandò a dire: ritorna finché puoi e io ti verrò incontro per il resto della strada. Ecco, questa è l'immagine della conversione. Un Dio che fa un pezzo di strada. Ma questo, a questo significato se ne intreccia un altro, che neanche una radicalizzazione, che può sembrare irriverente e scandalosa nei confronti di Dio. Ci sono tutta una serie di passi nell'Antico Testamento in cui si dice che Dio si converte. A Dio viene applicato proprio il verbo ebraico naham al nifal. Yinnachem, il primo, Genesi 6,6 è bellissimo, la prima volta che si usa questo verbo nella Genesi, quindi nella Bibbia, è applicato a Dio, ed è quando Dio si rende conto di tutto il male di cui l'uomo è capace. Dice: lo guardò, si rese conto di tutto il male di cui e si pentì di averlo creato. Uno dei primi sentimenti che Dio ha nei nostri confronti, si pente di averci messi a morte. Difatti, tutta la vicenda del diluvio, e poi Dio, subito dopo il diluvio, si pente anche di aver fatto quello. E quante altre volte nel seguito si dice, ad esempio in Giona, Dio si pentì del male minacciato e non lo fece. È bellissimo e scandaloso, dicevo, perché che significa dire che Dio si pente? Dio può pentirsi, ma Dio sa già tutto prima. Come può cambiare idea di Dio? Ebbene, la Scrittura non si sottrae al rischio di scandalizzarci per dirci questa cosa qui, che Dio non solo ci viene incontro sulla nostra strada di conversione, ma addirittura fa anche Lui l'esperienza del convertirsi. Ma che senso può avere? Cosa vuol dire? Ebbene, qualcuno dice che lo fa quasi per tenerci per mano nella dura fatica della conversione. C'è un testo giudaico, sempre della Pesikta Rabbati, che sentite che cosa dice a proposito della conversione, tra virgolette, di Dio, mettetela tra virgolette. Dice: è simile al figlio di un re che era ammalato. Il medico disse, vedete quante volte nel tema della conversione viene fuori l'immagine del medico. Se prende un po' di questa medicina guarirà, ma il bambino si rifiutava di prenderla. Allora suo padre gli disse: per convincerti che non ti farà male, ecco, ne prendo un po' anch'io. Così disse il santo, benedetto egli sia, ai figli di Israele: voi vi vergognate di ritornare? Ecco, io ritorno per primo,
Come sta scritto, così dice il Signore, ecco io ritorno. Il verbo tornare è sempre shuv, è quello della conversione. Assurdo che Dio si converta. Questo testo dice no, non è poi così assurdo. È Dio che cammina con l'uomo, è Dio che cammina insieme a lui, anche in questo fatico, in questo faticoso esercizio del ritornare indietro. Un Dio che ci viene incontro, dunque, che ci accompagna. In questo doppio ritorno avviene l'indicibile scambio della conversione, in cui l'uomo consegna a Dio il suo povero frutto per ricevere da Dio il compimento. Dice Origene, se noi offriamo a Dio la nostra giustizia, riceveremo da Lui la giustizia di Dio. Se gli offriamo la nostra castità, quella del corpo, riceveremo da Lui la castità dello spirito. Se gli offriamo il nostro pensiero, riceveremo da Lui il suo pensiero. Come dice l'Apostolo, ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Una seconda azione che Dio compie per rendere possibile la nostra conversione. Dio ci accorda il suo perdono prima della nostra conversione. Contrariamente a quello che noi spesso predichiamo o crediamo, Dio non perdona Israele perché si è convertito, ma perché possa convertirsi. Il perdono di Dio è sempre preveniente. Questo è il messaggio che noi troviamo nelle Scritture. Isaia 44, 22. Ho dissipato come nube la tua ribellione, o come nuvola i tuoi peccati. Ritorna a me, perché io ti ho già redento. Dio non aspetta di redimerci perché prima, chiedendo a noi prima la nostra conversione. Ma pensiamo a Gesù. Gesù è l'adultera, Giovanni 8, 11. Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Secondo il nostro modo di ragionare sarebbe stato molto più saggio dire tu adesso vai, fai vedere che non lo fai più, poi vieni e io ti perdono. No, il perdono di Dio non è preveniente per un atto, semplicemente per un atto di bontà sconfinata, ma perché diventi il presupposto del nostro cammino di conversione. Solo quando tu ti senti amato e amato al punto da essere fatto nuovo, tu puoi cominciare a rispondere con un cammino di conversione. Ecco perché è importante riconoscere il perdono ricevuto innanzitutto. Paolo in Romani lo dice anche chiaramente, Romani 5,8, Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo peccatori, o ancora Romani 2,4, la bontà di Dio ti spinge alla conversione, non la punizione, non la paura dell'inferno, la bontà. Più ti rendi conto che Dio è buono e più forse riuscirai a iniziare un cammino di conversione. Dunque il fatto che Dio ci ha già perdonati rende possibile la nostra conversione, dunque abbiamo bisogno di fare memoria del perdono già ricevuto. Infine, la parte di Dio nel cammino della conversione ha un terzo aspetto, ed è quello che Dio ci accorda quella guarigione che solo Lui può darci. Noi possiamo, come dicevamo, solo iniziare il cammino, ma non possiamo guarire. Possiamo lasciarlo fare, possiamo invocarlo, ma è Dio che guarisce le nostre ferite. E la conversione è sempre esperienza di guarigione. E allora quante volte nei profeti troviamo queste immagini di un Dio che guarisce l'uomo, Dio che sostituisce un cuore di pietra con un cuore di carne. Osea 14,5, io li guarirò dal loro essersi allontanati, li amerò di vero cuore perché la mia ira si è allontanata da loro. E in Geremia, ritornate figli traviati, guarirò le vostre ribellioni, Geremia 3,22. E ancora in Isaia 57,16-18, io non voglio essere in lite per sempre, né per sempre essere adirato, perché lo spirito davanti a me verrebbe meno e l'alito di vita l'ho fatto io.
mi sono adirato per l'iniquità dei suoi guadagni, l'ho colpito, mi sono nascosto e sdegnato e se n'è andato voltandosi per la via del suo cuore. Ho visto le sue vie, ma voglio guarirlo, condurlo, colmarlo, porgergli consolazione. È Dio che scrive la legge sul cuore dell'uomo per farlo tornare. Geremia: metterò la mia legge nel loro intimo e sul loro cuore la scriverò e sarò per loro Dio e saranno per me popolo. Geremia 31, 33, 34. È Dio che mette in noi un cuore nuovo. Sempre Geremia 24, 6, 7. Porrò i miei occhi su di loro per il bene e li farò ritornare in questa terra. Li edificherò e non li demolirò, metterò in loro un cuore perché mi conoscano, perché io sono il Signore e saranno per me popolo, io sarò per loro Dio, allora ritorneranno a me con tutto il cuore. Cioè il ritorno è possibile perché Dio ci crea un cuore nuovo, non è la nostra opera. La conversione è possibile perché Dio stesso ha darci guarigione. Bene, a questo punto cerchiamo di tirare le conclusioni. Due conclusioni voglio semplicemente fare. La prima considerazione conclusiva riguarda il frutto della conversione. La conversione, dicevamo, non è un patteggiamento di conti, né una sanazione di tipo morale. È, secondo l'espressione di Giovanni Climaco, una vita nuova. Una vita nuova. E proprio perché nasce da una trasformazione dell'intimo, si tratta di un qualcosa che pervade i sensi innanzitutto. Per cui la conversione si manifesta innanzitutto in un nuovo modo di sentire, di vedere, di parlare e dunque di agire. È una trasformazione dall'interno. Conduce cioè ad una percezione diversa, rinnovata della vita, di noi stessi, degli altri e anche di Dio. Questo è il punto di partenza. Vedere l'altro con un occhio nuovo. Vedere la vita con un occhio nuovo. Vedere la realtà, vedere quello che ci capita e dunque dargli un altro valore alle cose, alle persone, a noi stessi, a Dio, al tempo che passa, alla fine che incombe, a tutto questo. È un rinnovamento di sguardo. Convertirsi al Vangelo significa dunque fare spazio alla logica del Vangelo, fare proprio il modo di vedere e di sentire di Dio. Paolo dice i sentimenti di Cristo. Un cristiano è colui che ogni giorno cerca di fare suo il pensare di Cristo, il pensare di Dio. Ho ripetuto tante volte, lo ripeto ancora, la domanda più sensata per un cristiano è sempre, nelle varie situazioni della vita, dalle piccole alle grandi, chiedersi qui Cristo che cosa avrebbe fatto. È la domanda per eccellenza del cristiano. Però per poter rispondere, appunto, abbiamo bisogno di acquisire questo sguardo che è quello di Cristo, per quanto è possibile. In via di conversione siamo quando cominciamo a ragionare come Lui, a vedere come Lui, a sentire come Lui, ad agire come Cristo agisce. Quindi questa è la prima considerazione, conversione, sguardo nuovo, sentimenti nuovi. Seconda considerazione che vorrei fare riguarda invece la difficoltà a credere possibile questo cammino. Lo dicevamo già questa mattina, è difficile non solo a volte convertirsi, anche se ormai abbiamo capito che convertirsi più che essere un'azione è un atteggiamento, quindi non posso dire, posso dire che è difficile arrivare fino in fondo, ma non è difficile cominciare, bisogna provare. Ma a volte anche solo credere al cambiamento ci risulta difficile. Nostro e degli altri. È uno degli atti di fede più onerosi, umanamente impossibili. Perché? Facciamoci la domanda. La domanda di Nicodemo, no? Con cui abbiamo aperto. Ma perché?
ci sembra così difficile? Beh, una prima spiegazione possibile, perché il cambiamento ha a che fare con la morte. Per cambiare, per convertirsi, bisogna accettare di morire. Cammino che, lo sappiamo, non è facile per nessuno. Morire a se stessi, al proprio passato, alle proprie abitudini, ai propri pensieri, anche ai propri legami. Attenzione, morire non vuol dire eliminarli, morire vuol dire lasciarli nel loro dinamismo, appunto nel loro poter cambiare. E quando noi blocchiamo le cose che le rendiamo non più vitali. Ecco, conversione è questo, è una resurrezione possibile laddove interviene una morte. Tutte le dinamiche liberanti, lo sappiamo, hanno a che fare con la morte. La libertà passa attraverso l'esperienza di morte e ne facciamo esperienza soprattutto nelle nostre relazioni. Più le relazioni le vuoi bloccare, vuoi tra amici, vuoi tra coniugi, vuoi tra madri e figli, tra padri e figli, più le vuoi bloccare, più le uccidi e meno le rendi feconde, libere. Ma poi c'è una seconda spiegazione per cui è difficile credere nella conversione, molto più banale, e cioè perché ci conosciamo troppo bene. E perché conosciamo troppo bene le nostre tante sconfitte sul campo della conversione, i tanti buoni propositi naufragati, ma soprattutto conosciamo per esperienza quell'inclinazione al male che ci abita, di cui parla Paolo in quella frase terribile di Romani 7,19, in cui confessa, il grande Paolo, che pure solcava il mare di tutto il Mediterraneo per poter fondare chiese, predicare il Vangelo, eccetera, ma che arriva a dire: non il bene che io voglio faccio, ma il male che non voglio. È una legge che noi ci sentiamo incrostata dentro e che ci può scoraggiare, ci può far credere che tanto è inutile, che non serve a niente. Allora, a queste condizioni, ha senso ancora provarci? Questa è la domanda che noi ci facciamo alla fine di questo itinerario. Non è una pura utopia la conversione, anche solo provare a credere che sia possibile e poi provare a farlo. Oppure, molto più banalmente, ma non sarà l'ennesima fonte di frustrazione sta roba? Ma perché ci vogliamo fare del male a crederci capaci di un qualcosa che tanto sappiamo per esperienza che non porta da nessuna parte? Non lo è l'ennesima fonte di frustrazione se cogliamo, come abbiamo cercato di fare oggi, la conversione nel suo aspetto dinamico innanzitutto. Cioè, nella misura in cui io credo che la conversione sia il passare in maniera decisa e definitiva da una situazione all'altra, lasciamo perdere. Ma nella misura in cui la conversione, come dicevamo prima, è questo cammino, è questa dinamica all'interno della quale noi percorriamo un cammino. E guardate, è un cammino che non è mai un cammino all'indietro. Noi a volte ci capita, e qui la nostra esperienza che poi ci irretisce dell'esperienza di conversione, in questo c'è cattiva maestra. Cioè ci sembra, ci sono dei peccati seriali, no? Che noi a volte compiamo. Allora, nei peccati seriali noi crediamo che ogni volta noi rifacciamo la stessa cosa, dunque ricadendo nello stesso. Non è mai lo stesso il peccato. Il punto di partenza la volta successiva sarà diverso. C'è una dinamica anche nel peccato. È un'illusione quella di poter ripetere delle situazioni. Cioè c'è sempre qualcosa di nuovo e questo a volte potrà essere anche una regressione. Ecco, ma anche la regressione in questo caso è un'esperienza di benedizione. Perché? Perché ti dice che comunque sei altrove. E se sei altrove vuol dire che il cambiamento è possibile, in bene o in male. Non si ritorna mai al punto di partenza. Ecco, questo credo che ci possa aiutare innanzitutto a rispondere sì,
Se la conversione è una dinamica, è possibile. Se la conversione diventa un atto che io pretendo definitivo, è la peggiore maledizione che ci possiamo tirare addosso. Allora sarà possibile crederla sensata. Ancora un'immagine, sempre dalla Pesikta di Rav Kahana, quell'autore giudaico che vi ho già citato, che affronta di petto la questione di quella legge di Paolo che in qualche misura ci portiamo dentro e che non ci fa fare quello che vogliamo. Dice Rabbi Simon, è simile a una grossa pietra che si trovava proprio al centro di un incrocio, cosicché tutti i passanti vi inciampavano. Allora il re ordinò, smussatela un po' con uno scalpello, fino a che non la tirerò via io di lì. Così dice il santo, benedetto egli sia Israele, figli miei, l'istinto cattivo è la più grande pietra d'inciampo per il mondo. Cercate almeno di smussarla un po', finché non verrà il momento in cui la rimuoverò dal mondo. Ecco, questa è l'immagine della conversione. C'è quel pietrone che ci portiamo dentro, che ci impedisce di essere quegli angeli che qualche volta ci capita di sognare, poche volte, però che ogni tanto ci capita. Ecco, ma c'è un lavoro che su quel pietrone è possibile fare, quel lavoro con lo scalpello, e che rende la realtà dinamica fino a che Dio promette, verrò io a toglierla dal mondo. Ecco, questo è quello che il cammino quaresimale ci chiede, di credere possibile non un atto, ma una dinamica. È una dinamica nella quale noi non siamo gli unici attori, ma una dinamica nella quale c'è una sinergia tra il nostro piccolo scalpello e un Dio che come una gru alla fine dei tempi verrà a togliere questo pietrone da in mezzo alla strada. Quindi è una sinergia anche impari, se volete. Noi in fondo che cosa è chiesto? È chiesto a volte solo il piccolo sforzo della nostra volontà, del nostro desiderio, dei nostri orizzonti più ampi. A volte Dio ci chiede semplicemente di allargare un po' l'orizzonte e di sperare che al di là del muro ci sia qualcos'altro. Niente di più. Poi per andare da qui al muro è Lui che ci porta. Però senza questo nostro sguardo ampio, questo nostro desiderio, questo nostro muovere il primo passo o il secondo, perché il primo è sempre di Dio, ecco, il cammino allora sì, anche la dinamica diventa impossibile. Quindi smussare, ecco il cammino della Quaresima, smussare, ricominciare, senza scoraggiarsi, consapevoli che Dio fa la sua parte. E soprattutto che Dio è sempre pronto, anche Lui, a ricominciare. Una, secondo me, delle cose più assurde dell'agire di Dio è che Lui non si stanca mai di perdonare. Tutte le volte sta, e sa già che mentre mi sta perdonando, sa già che io lo rifarò. Eppure ha questa capacità infinita di novità, molto di più di noi. Noi a volte arriviamo a dire no, basta, è inutile, non mi perdona più, invece Dio no. E c'è una apostegma, con il quale concludo, che racconta con un'immagine questa storia e ci dice perché Dio agisce così. Un soldato chiese ad Abba Mios se Dio accoglie sempre la conversione. Questi, dopo averlo istruito con molti discorsi, disse: dimmi, mio caro, se il tuo mantello si strappa, lo getti via? Rispose: no, lo rammendo e continuo a usarlo. Gli disse allora l'anziano: se dunque tu hai pietà del tuo mantello, Dio non avrà pietà della propria creatura? Ecco, in fondo l'essere umano è il mantello di Dio, è la creatura di Dio. E questo credo che sia davvero il principio e anche il fondamento sul quale noi possiamo appoggiare saldamente la fede e la fiducia che il cammino di conversione è sempre possibile, come ci diceva questa mattina quel testo giudaico, no? La preghiera è come i bagni, che a volte sono aperti e a volte chiusi, ma il cammino della conversione è sempre aperto, è sempre possibile, per una ragione molto semplice: noi apparteniamo a Dio, non gli siamo estranei, e siccome questa appartenenza non la può rompere neppure il nostro peccato e la nostra ribellione,
Ecco che questo rende possibile sempre anche il cammino della nostra conversione. Ecco, con questo augurio possiamo continuare o affrontare, percorrere questo cammino quaresimale e soprattutto celebrare con uno spirito rinnovato nella fiducia il grande mistero pasquale della morte e resurrezione di Cristo, che è poi la morte e resurrezione di ciascuno di noi. E dunque, ancora una volta, come dicevo questa mattina, fare esperienza attraverso la dinamica della resurrezione in maniera forse un po' più consapevole di questo che è il cuore della fede cristiana, che è il morire e il rinascere in Cristo e con Cristo. E questo è anche l'augurio con il quale vi salutiamo, vi saluto e vi auguro buon cammino quaresimale e buona Pasqua.